Ciao ragazzi, oggi una lezione un po' diversa dal solito, era un po' che lo volevo fare, più per piacere personale che magari poi non servirà a nessuno, però è quello delle sovraincisioni di basso, ovvero molto spesso, cioè quasi sempre nei dischi che ascoltiamo, si sentono molte tracce di chitarra, molte tracce di tastiera, molte sovraincisioni di voci, quasi mai. Si sente sovraincisioni di basso perché fondamentalmente la linea di basso, una linea di basso è più che sufficiente per reggere tutto il brano, il pezzo. Ci sono delle occasioni in cui però le nostre conoscenze armoniche e soprattutto le nostre conoscenze delle melodie, come ribadisco sempre, possono tornarci utili. Come in questo caso, in questo esempio che vi ho fatto, un pezzo che ho registrato con mia moglie tempo fa, dove, stranamente, mi ha chiesto di riempire un po' il brano, diciamo, perché l'arrangiamento era previsto con un tappeto, la viola, la voce e basta. Quindi mi è stato chiesto, ripeto, molto stranamente, perché di solito una traccia è più che sufficiente, anzi, meno cose faccio, meglio è. Ma in quel caso mi chiese di riempire più possibile, appunto, con il basso, sovraincidendo tutte le idee che avevo in mente, qualcuna buona, qualcuna meno, per poi creare questo arrangiamento un po' particolare che personalmente piace, però ovviamente gusti sono gusti. Allora, cosa torna utile qui? Qui torna utile, innanzitutto, avere bene in mente quali sono gli accordi del brano. In questo caso è un brano, come dire, di quelli tradizionali, Amazing Grace. È un brano, non ricordo mai, tipo celtico, irlandese, insomma, le parti, o scozzese forse. Bellissimo, a me piace molto, una melodia fantastica. E fondamentalmente gira. Ora, noi l'abbiamo fatto in Mi bemolle, non so assolutamente se la tonalità originale, comunque gira sugli accordi costruiti sul primo grado, sul quarto, quindi abbiamo Mi bemolle, La bemolle, Mi bemolle, poi va Si bemolle e credo, se non mi ricordo male, anche basta, gli accordi sono questi. Forse c'è un Do minore, non ne sono sicuro. Quindi avere bene in mente gli accordi, come non ho io questo metodo, un brano fatto l'anno scorso, 2 anni fa, e soprattutto studiare la melodia. Questo mi consente poi, quando sono andato a creare delle frasi, di rimanere comunque in tema con quello che è appunto il tema del brano, con quello che è la melodia. Che sia, come avete visto, cantata, suonata, è indifferente, ma la melodia ha un andamento preciso che io, imparandomela, posso aggirare, nel senso posso girarci intorno senza andare fuori tema. Quindi più o meno tutte le frasi, ripeto, poi alcune saranno state eliminate, alcune funzionavano meno, ma il senso è che erano tutte comunque create sulla melodia. Quindi io mi sono imparato la melodia, quindi più o meno fa così. Una volta che io ho bene in mente questa melodia, me la canto mentre la suono, già c'è questa quarta all'inizio, torno anche al discorso intervalli, associare un intervallo a un brano, questa quarta rimane impressa, almeno a me. Quarta giusta, quindi Si bemolle, Mi bemolle.
ovviamente un brano in tonalità maggiore, e nonostante sia maggiore la tonalità sia maggiore, il brano mi dà un senso di non mi trasmette personalmente felicità. Lo sento molto comunque malinconico, quindi questo si entra anche in un argomento che non sempre i brani maggiori sono allegri, quelli minori tristi. Ci sono molte circostanze e esempi in cui può essere il contrario. Comunque, quando poi sono andato ovviamente a registrare la parte principale, che è un accompagnamento, anche qui è un modo di suonare molto diverso, non avendo un riferimento ritmico, quindi una batteria, una percussione, un cembalo, niente, il modo di suonare è diverso. E questa è una cosa che vi consiglio di fare, perché a me è capitato quando avevo suonato tanti anni, tanto tempo, sempre con un batterista. Poi sono entrato in un gruppo, in un trio acustico, dove uno, non avevo più alcun riferimento, appunto, come dicevo prima, ritmico, quindi stava tutto su di me. E in più mi veniva chiesto non di limitarmi a fare, giustamente, solo la linea di basso, ma anche qualche intervento, che ne so, da un po' più da chitarra, eccetera. Quindi un altro suggerimento è quello di studiare dei brani acustici, quindi dei brani anche dove ad esempio non c'è proprio il basso, e trovare delle linee che ci stanno bene. Questo sarà utilissimo. E imparare anche a suonare, so che è un po' un controsenso, però anche senza click, anche senza batteria, drum machine, quello che è. Quindi feci la linea principale e poi ho cominciato. Io non so se l'avete mai fatto questa cosa, a sovraincidere tutte le idee che mi venivano in mente, quindi accordi, passaggi melodici, note della melodia, qualche incastro. Un'altra cosa, far registrare sempre prima la voce è bene, o la viola in questo caso, comunque è bene, per non montarli sopra, quindi rispettare comunque qual è la parte principale? La parte principale è la melodia. Quindi noi dobbiamo fare un supporto ritmico, armonico, però senza, e anche melodico, senza però invadere, diciamo, il terreno altrui, anche perché se no la mia moglie me le dava. Quindi altro passaggio fondamentale è quello di cercare di registrare la nostra parte sempre per ultimi, il mio trucchetto migliore. Appunto, poi una volta che avevo registrato, che ne so, 8, 9, 10 tracce, abbiamo scelto quelle che insieme funzionavano di più e è nato poi un brano che a me piace, insomma. Ve lo metto tutto. Io non so se questa lezione servirà mai a qualcuno, però era uno sfizio che mi dovevo togliere da un po' di tempo, quindi sovraincidere anche con il basso. Anzi, spesso io faccio anche una traccia col basso, ad esempio con i tasti, e delle sovraincisioni col fretless. Può essere un'altra idea anche. Pure basso e contrabbasso, oppure due tracce che si raddoppiano. Sperimentate, perché a volte da un'idea può nascere un amore, quindi l'amore per le sovraincisioni, come ho io, stando sempre attenti a rimanere in tema e a non mettere troppa roba. Spero di avervi dato qualche nuova idea. Spero che vi piaccia questo pezzettino che abbiamo registrato tempo fa. E come sempre vi invito a mettere le vostre richieste qui. Ho creato una specie di sondaggio dove chiedo appunto quali sono gli argomenti che volete approfondire o che volete proprio studiare in modo approfondito. Vi aspetto poi al prossimo video.